Salve a tutti! Prima vittoria in promozione da parte dell'MSP, che con un convincente 2-1 in casa è riuscito finalmente a conquistare i suoi primi 3 punti. Una sfida veramente tosta li attende però all'orizzonte. Un avversario difficile che come obiettivo ha quello di vincere la promozione. Riuscirà l'MSP a dimostrare che la vittoria non è stato un caso? Ma soprattutto, riuscirà Samuel a trovare finalmente il suo primo gol? Stiamo a vedere. Però ragazzi, vi devo dire che io vi parlo proprio a ruota libera, vi dico le mie sensazioni, quello che penso. Dobbiamo lavorare qui negli allenamenti affinché quel gap, quella differenza che c'è con le altre squadre che sono abituate a fare la categoria, per cui vi prego di lavorare veramente tanto su questo, come allenandosi con grande intensità, facendo le partitelle e le esercitazioni che facciamo con grande intensità e non accontentandosi di fare l'esercizio e basta. Quando fate le partitelle, quando fate i possessi palla, fateli con grande intensità, come se fosse la partita della domenica. È solo così che si vince quel gap, che si alza l'asta. Bravo, io. L'obiettivo non è quello lì, l'obiettivo è far andare gli altri. La domenica devi giocare a 2 tocchi, fai entrare gli altri in zona franca, la conquisti, giochi dentro e vieni. Alla domenica non fai così, se no te la porto via. Ok Giorgio, un commento sulla partita di domenica? Di domenica veramente hanno giocato molto bene, con convinzione, gliel'ha messa tutta e grazie a loro c'è stata una bella vittoria. Speriamo domenica contro il Mutina di continuare a queste soddisfazioni della domenica passata. Ok, perfetto, grande Giorgio come sempre. Bene, oggi è una partita importante perché noi, come vi ho detto, siamo un cantiere in costruzione, stiamo pian pianino mettendo su i nostri mattoni, ok? E il campo ci dà le risposte, in campo ci dobbiamo mettere in un determinato modulo che non è fondamentale, però va interpretato bene quel modulo. Bene vuol dire che ognuno di noi deve fare il suo compito e, come vi ho detto venerdì, anche qualcosa in più. Con loro ce la possiamo giocare alla grande, alla grande. Però dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo essere umili e provarci. Non a prescindere a priori dire no, oggi noi dobbiamo non prendere. No, se facciamo questo abbiamo perso in partenza. Noi dobbiamo provarci! Benvenuti a tutti alla 4ª giornata del campionato di promozione. Siamo allo stadio Rognoni, da una parte la squadra di casa, il Mutina, che combatte per le prime posizioni in campionato, mentre dall'altra l'MSP Calcio, che dopo 2 sconfitte iniziali ha trovato la prima vittoria nella 3ª giornata. Vediamo se riuscirà a portare a casa i 3 punti anche in questa. Siamo venuti fin qua con il ritorno della battaglia!
e con il caloroso affetto dei tifosi dell'MSP Calcio si inizia la partita. Conduce Rota, palla per Samuel, dribbling con il mancino, mamma mia che giocata da parte del numero 6 dell'MSP, il pubblico lo esalta. Passaggio di Colace verso il centro per Samuel, di fisico la riesce a tenere, dribbla due avversari, palla a destra, verso, Traina, prova con le finte a dribblare l'avversario, ci riesce, va avanti Traina, ancora il passaggio, l'1-2 con Uanti, Traina ancora, prova a liberare il mancino, deviazione fondamentale del difensore, ma la palla rimane lì per Colace, anche lui difende di corpo, c'è Mazzetti che viene servito. Scatto sulla fascia sinistra, cross in mezzo, deviato, la palla ritorna a Samuel, la protegge di fisico e subisce fallo. Attenzione, ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area e si può verificare un'ipotesi molto interessante per l'MSP. Alla Bairami, ok. Siamo su punizione, ragazzi, siamo su punizione. Posizione è quella di Bairami di ieri. Qui secondo me non siamo né troppo lontani né troppo vicini. È tutto pronto. Samuel parte lo stesso e trova il primo gol in promozione su calcio di punizione e porta in vantaggio l'MSP. Che prodezza! Non è un gol banale, non è un gol scontato, ma è un gol meritato da parte di Samuel, che si sblocca così nel campionato di promozione. Tutto il pubblico è in visibilio. Protegge il pallone, lo passa a Montorsi, ma Samuel riesce a recuperare. Allora c'è avanti Colace che viene servito, lancia in avanti per lui. Colace arriva prima sul pallone, entra in area Colace, si sposta la palla sul destro. Colace para il portiere, poi anticipa il difensore. Attenzione! Ammonizione per il numero 11 dell'MSP, situazione molto dubbia, anticipato il difensore, poi guardando dal replay non si vede bene se viene colpito oppure no, ma fatto sta che l'arbitro non concede il calcio di rigore. Piglia, va avanti con il pallone, nessuno va a pressarlo, la imbuca per Gripci, ci riesce bene, allora Gripci, ancora il pallone, carica al destro, all'incrocio, Comastri, una parata formidabile. Palla sulla fascia sinistra, prova ad allungarsela sul destro, corso in mezzo per Panzanato di testa, non riesce bene a inquadrare la porta, bella occasione per il Mutina. Possesso del Mutina che prova un lancio in avanti per Panzanato, con il mancino serve Gripci, prova a imbucare Teodosio con il mancino, para Comastri, poi c'è Panzanato, ma attenzione, offside segnalato dall'assistente dell'arbitro, gol irregolare, l'MSP si salva dal pareggio. Stop e passaggio per O1T, la palla scorre veloce nell'erba artificiale, sulla fascia destra c'è il cross in mezzo per Bartolini da solo, ma anche qui fuori gioco. C'è Vernia che controlla il pallone, guarda in alto e trova Montorsi, De Martino prova a pressare ma non ci riesce, Montorsi carica il mancino angolato, 1-1, il Mutina c'è, il Mutina trova il pareggio con Montorsi. 1-1 e questa non ci voleva, il gol al 37esimo minuto, l'MSP si ritrova ancora in parità, tiro non troppo potente ma abbastanza angolato per entrare in porta, allunga Piglia per Gipsy, palla bella elegante di tacco per Panzanato con il mancino, va sulla sinistra, viene bloccato, palla in avanti però viene imbucato ancora, Gipsy fuori gioco, ma che parata di Comastri. E allora l'arbitro fa due fischi e si conclude così il primo tempo. Mutina 1, MSP Calcio 1, tutti negli spogliatoi. Bene ragazzi, fine primo tempo, MSP 1, Mutina 1, ha segnato off. Samuel! Come valuti il gol? Un gol bellissimo. Fantastico. Questi ragazzi hanno preparato un coro proprio per lui. Siete pronti? Siamo venuti di qua, siamo venuti di qua. Con il riso con loro, il posto della casa. E quindi chi vince, MSP o Mutina? MSP! Ok, andiamo con il secondo tempo. È tutto pronto, i giocatori si sono messi in formazione dentro al campo e allora inizia il secondo tempo. Continua la cavalcata Rota, sta giocando un'ottima partita,
Bello il dribbling, prova il lancio per De Martino, al volo! Ma attenzione, ancora bandierina alzata, ma dal vivo mi sembrava gol regolare. Vediamo il replay. Andiamo alla VAR! Il pubblico reclama la VAR, ma qua in promozione purtroppo non c'è. Ecco qua le immagini. Ma è gol regolarissimo, clamoroso, annullato un gol all'MSP per posizione irregolare. Ma come si può vedere da queste immagini, De Martino era in posizione regolare fra i due difensori del Mutina. E quindi l'MSP non passa in vantaggio per un errore del guardaline abbastanza importante. Bernia si fa vedere sulla fascia, viene servito di prima, la lancia in avanti per Panzanato che subisce un fallo da Bertan e ci sarà calcio di punizione per il Mutina. In quelle zone aveva segnato Samuel nel primo tempo, vediamo se porterà fortuna anche al Mutina. Bertan fulmina con lo sguardo il direttore di gara in segno di protesta per questo fallo. Bernia e Panzanato, vediamo chi batterà. Prende la rincorsa Bernia, ha segnato Alan Bernia, il gol del 2-1 per il Mutina. L'MSP, dopo un'ottima prestazione, si trova in svantaggio grazie a questa fantastica punizione e risponde così al primo gol di Samuel. 2-1. Bartolini tiene il pallone con il fisico, la passa Samuel e allora va avanti, suona la carica per l'MSP, serve Colace. Sempre sulla fascia sinistra, va in sovrapposizione, viene servito Mazzetti, cross in mezzo, c'è De Martino libero, la palla gli arriva, fa il sombrero, De Martino cade a terra, attenzione, cade a terra, ma per l'arbitro non c'è niente. E poi c'è Dal Monte da fuori, clamoroso qui allo stadio Rognoni, l'arbitro dice che non è calcio di rigore. Andiamo ad analizzare il replay. E qui De Martino viene sovrastato al difensore del Mutina dopo averlo scavalcato con un sombrero. Altra inesattezza arbitrale dopo il gol in fuorigioco non dato all'MSP. Molto sfortunato in questa partita, soprattutto per queste occasioni. Piglia in avanti per Montorsi, autore della prima rete del Mutina. Montorsi entra in area, Montorsi, Samuel, regolare, salva l'azione. Bravo Samuel. Si inserisce sul lato destro, Vernia prende il pallone, la palla va dietro, libera per Vignocchi, carica il tiro, sempre Comastri attento e preciso in queste occasioni. Va Samuel, pennellata clamorosa che arriva perfettamente sui piedi di Colace, si accentra Colace, cross in mezzo, viene spazzata via la palla di testa e ritorna Samuel che da lì può provare il tiro. Murato combatte Samuel con un gladiatore di testa, Bartolini anticipa, fallo, no, non viene concesso, fallo dal limite dell'area. Anche qui l'arbitro non ha visto niente e rimane a terra Bartolini perché si è fatto molto male in questo contrasto, ma non guadagna niente. C'è un calcio di punizione da posizione lontana, Vernia si avvicina camminando. Ma attenzione, all'improvviso serve Piglia, davanti, la crossa in mezzo, non c'è nessuno per il tap-in del 3-1. Ma che astuzia da parte del Mutina e che disattenzione dell'MSP. Lancio in avanti di Baroni, la palla finisce sulla testa di Ognibene che la prolunga in avanti per De Lauri. Va De Lauri ancora in avanti, palla per Vernia, Vernia ancora lui. Prova a servire in mezzo Piglia che sbaglia clamorosamente, un gol impossibile o quasi da sbagliare, ma lui ce l'ha fatta. Corre come un leopardo sulla fascia destra Farina, bellissimo l'assist esterno per Panzanato, miracolo ancora di Comastri, ma anche qui è fuori gioco. Se tutte le parate di Comastri fossero state in occasioni regolari, adesso avrebbe già vinto il guanto d'oro. Siamo a uno degli ultimi calcio d'angolo per l'MSP che la crossa in mezzo, la palla viene spazzata ma c'è dietro Dal Monte, prova a caricare il mancino in mezzo ma la palla va a finire a Mavuli, il portiere del Mutina, e qui siamo agli sgoccioli della partita. Lancio in avanti e qui esulta tutta la panchina del Mutina, triplice fischio, finisce così Mutina 2 MSP calcio 1. Grazie per essere stati con noi anche oggi, purtroppo il risultato non è quello che speravamo, ma adesso andiamo a sentire le impressioni dopo la partita.
facendo? Eccolo! Prima di parlare della partita che abbiamo appena giocato, ci tengo a ringraziare questi meravigliosi ragazzi che mi sono venuti a sostenere e che vengono ogni domenica alle mie partite. Ragazzuoli, questa partita è andata così. Loro sono una squadra veramente, veramente forte e si è visto tanta, tanta qualità. Noi abbiamo, diciamo, giocato all'altezza, se possiamo dire così. Loro poi alla fine è uscita quella qualità in più che giustamente avevano. Però grandissimo gol su punizione, vi è piaciuto? Ho fatto il mio primo gol su punizione in promozione. E niente, per quanto riguarda noi e l'MSP, purtroppo è arrivata un'altra sconfitta. Dopo che avevamo un attimo risollevato il morale perché venivamo da una vittoria in casa, è arrivata una bella batosta. Ma non molliamo, ragazzi, perché le sorprese non sono finite qua. Testa alta come sempre. Adesso stiamo iniziando ad ingranare anche come squadra, come tutto. Vuole venire a dire due parole? Dai, press. Allora, ragazzi, siamo qua col press dell'altra società con cui abbiamo giocato oggi. CDR Mutina. CDR Mutina. E com'è andata questa partita? Com'è lei? Partita altalenante, combattuta. E finalmente abbiamo trovato una squadra che, non perché sei qua, sì, ma che ha giocato a calcio. Finora avevano trovato squadre che abbastanza chiuse, loro invece hanno, sono venuti qua a viso aperto e hanno giocato come devono giocare. Gran gol del nostro uomo. Ti ringrazio. Veramente un bel gol, filo di palo, punizione bellissima. E la partita è stata aperta comunque fino alla fine. Il risultato è 2-1. Siamo una squadra, secondo me, un po' più attrezzata come, sì, come, sì, come giocatori, come abbiamo impostato, ma loro sono in continua crescita e gli auguro tutto bene, perché dovranno fare un bel campionato anche loro, che ci divertiamo. Ti ringrazio, Press, questo è il bello del calcio, ragazzi, perché al di là di tutto quello che conta, quello che vale è l'unione, no? L'amicizia, tra la sportività, l'amicizia e rispetto, esatto. Rispetto, quindi è quello che è successo. Quindi un grandissimo applauso, ragazzi, a tutti. Viva lo sport, viva il calcio. E con questi bei ragazzuoli voglio chiudere questo magnifico video. Come lo chiudiamo? Rifacciamo il coro? Com'era il coro? Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua, per il vizio con la posta della pasta. Siamo venuti fin qua, quali risano in fondo la posta della pasta. Ci vediamo alla prossima partita. Siamo venuti fin qua per vedere perdere Off Samuel. No. Quindi vai, ragazzi, quell'abitudine. No, smettila. Ragazzi, smettila. Smettila, ragazzo, smettila. Okay. Rimani umile.